La conoscenza delle scale maggiori e minori è assolutamente necessaria per un cornista. Innanzitutto perché la maggior parte della musica da eseguire si basa sulle tonalità. E poi anche per il trasporto nelle varie tonalità. Eseguire ogni giorno delle scale aiuta a prendere sempre più familiarità con intervalli, intonazione e tecnica. Possono essere eseguite come note lunghe per concentrarsi sul suono, oppure come note rapide per sviluppare la tecnica e muovere le dita velocemente. Questi esercizi su scale ed arpeggi risultano utili per lavorare ed esercitarsi anche sul tipo di staccato. Si può decidere quindi di utilizzare un tipo di articolazione tenuta, più morbida o più corta, a seconda di quello che stiamo lavorando. Per rendere il più omogeneo possibile il nostro registro, possiamo eseguirle su più ottave, ampliando quindi anche gli arpeggi. Altra variante di studio, possiamo eseguirle con note ribattute, che spesso troviamo nel repertorio cornistico e magari non siamo abituati a fare. Si può anche scegliere di approfondire una tonalità per giorno, con tutte le varianti e le articolazioni, per prendere più familiarità con le dita e l'intonazione. Ti consiglio quindi di far rientrare nel tuo studio giornaliero anche questi esercizi e di prestare attenzione sempre al suono che vogliamo ottenere, ma anche alla pulizia dei passaggi, agli attacchi e alla chiusura delle note, alla coordinazione delle dita e all'uso dell'aria. Anche se stiamo facendo solo scale ed arpeggi, l'importante è fare musica!